Sono Sandra Luvisco, sport influencer. Attraverso i miei canali social racconto e condivido gli eventi sportivi più significativi e in questi giorni ho avuto l'opportunità di vivere un evento straordinario come il Giro E. Il Giro E anticipa tutte le tappe del Giro d'Italia e si pedala sulle bici da corsa, ma in questo caso le bici sono elettriche, le e-bike. Un'esperienza incredibile perché attraverso le bike abbiamo la possibilità di pedalare e attraversare dei luoghi meravigliosi, quindi anche in maniera molto più serena riuscire ad apprezzare la bellezza dei luoghi e vedere anche la cultura e anche riuscire in qualche modo ad apprezzare il calore del pubblico, perché attraverso le bike riusciamo ad avere il tempo di far tutto. Io sono una ciclista e una triatleta non professionista e quando mi alleno devo dire che vado sempre alla ricerca della performance, invece con le bike sento che pedalo, comunque può essere anche impegnativo, siamo noi a gestire lo sforzo, però allo stesso tempo mi diverto di più perché ho la possibilità di riuscire a coniugare più elementi messi insieme, ovvero le bellezze, il territorio, tutto quello che comunque i miei occhi riescono a fotografare quando sono su un e-bike. Io non pensavo, ma devo dire che pedalare una bici elettrica è un'esperienza incredibile, perché non è vero che si fatica, anzi al contrario, ma è un ottimo modo per rimanere in forma. Infatti la consiglio anche a chi magari non è mai andato in bici, chi magari non si sente vicino alla filosofia della bici muscolare, ma che in qualche modo si vuole avvicinare a questo mondo. È un modo per fare cicloturismo, perché no? Un modo alternativo per visitare le nostre bellissime regioni. E poi sicuramente anche un modo per avere uno stile di vita sano. Quindi che cosa possiamo dire di più? Che con le bike possiamo fare turismo, apprezzare tutti i luoghi più belli italiani, stare in forma e la cosa più importante, se ne parla moltissimo negli ultimi tempi, rispettare l'ambiente. L'e-bike ha un impatto sull'ambiente notevole. Pedalare sull'e-bike riusciamo in qualche modo a rispettare e apprezzare di più, anche a valorizzare di più il nostro ambiente, quindi dobbiamo essere, secondo me, green a 360 gradi, quindi vi consiglio di pedalare su un e-bike.